Ciao, sono Lorenzo della Waysoft e in questo video ti mostrerò le diverse modalità con cui inserire la vegetazione in Twinmotion. Oltre ad applicare materiali naturali alle superfici, risulta di grande impatto visivo caratterizzare queste superfici con componenti 3D della libreria di Twinmotion, così da dare un tocco di realismo al progetto. Per simulare il manto erboso o pietrisco ci sono diverse modalità. Le prime consistono in un inserimento singolo, accedendo quindi dalla libreria di Twinmotion. Mantenendo il sinistro del mouse premuto sul modello 3D e trascinandolo sulla scena, il progetto si caratterizzerà con il singolo modello. Invece, con un unico clic sul modello 3D, si avrà la possibilità di inserirlo ovunque si voglia in modo illimitato. Le altre modalità di inserimento sono multiple e fanno riferimento agli strumenti Vegetation Paint e Vegetation Scatter nel menu Context. La prima consente di pennellare le superfici di interesse con i modelli 3D selezionati. Per farlo, inserirne nel box di riferimento tutti gli elementi desiderati, anche di sezioni diverse. Cliccare sul Vegetation Paint, impostare un diametro e tenere premuto il sinistro del mouse per avviare l'operazione. Per singolo elemento o per gruppi interi, posso interagire con il risultato, modificandone ad esempio la densità, l'altezza o la secchezza. Il Vegetation Scatter, invece, con le stesse modalità del Vegetation Paint, consente di caratterizzare tutta la superficie con gli elementi 3D inseriti nel box inferiore. Le possibilità di modifica sono le medesime del Vegetation Paint. In entrambi i casi, inserire o eliminare dal box elementi 3D aggiornerà il calcolo con le nuove disposizioni. Attenzione, perché la differenza principale tra i metodi di inserimento della vegetazione sta nel fatto che questi ultimi vengono considerati nel model browser come entità singole, modificabili quindi come gruppo. I primi due invece considerano i singoli modelli 3D come entità uniche, quindi modificabili singolarmente. Per altre pillole su Twinmotion iscriviti al nostro canale YouTube o visita il sito www.waysoft.it.